Hello, we are back in the old location. Oggi siamo qua per fare una classifica di tutti i lungometraggi della DreamWorks Animation Pictures. Ho fatto una maratona disumana per fare questo video perché, come avevo detto tempo fa, molti film della DreamWorks non li avevo visti ancora. Ho deciso di suddividere questa classifica non film per film, ma in 5 categorie, un po' come se fosse una tier list che ho deciso di non fare perché la stanno facendo tutti e quindi cerchiamo di essere un po' originali. Vi avviso subito che è una classifica personale, la mia opinione è unica, non voglio che pensiate che io sia un guru dei film d'animazione perché non è assolutamente così, sono solo molto appassionata e secondo il mio gusto personale, con motivazioni che brevemente vi elencherò, ho scelto di suddividere i cartoni nel seguente modo. Non ci sono all'interno delle mini categorie, delle gerarchie, non ci sono dei cartoni che nella stessa categoria mi sono piaciuti di più o di meno perché la DreamWorks comunque sforna dei film tutti completamente diversi, con significati diversi e il grado di valutazione è stato dato sia da un gusto personale sia anche dai significati che magari vuole passare il cartone, da quanto sono legata al tale cartone. Non ho voluto mettere dei cartoni un po' più su, un po' più giù, tranne in alcune categorie, ma quando sarà il momento vi spiegherò. Se avete piacere a vedere una recensione di alcuni di questi film, fatemi sapere qua sotto nei commenti. Partirei dalla categoria più bassa, ovvero quella che io ho nominato, per me è no, nel quale ritroviamo Capitan Mutanda, che ho iniziato a vedere ma non ho concluso perché l'ho trovato estremamente stupido. Tra l'altro non mi piacevano nemmeno i libricini da cui è stato tratto questo film. Un altro assolutamente no è B-Movie, perché il principio era molto carino, ricordava Zeta la formica per questa cosa dello studiare la gerarchia delle api, la società delle api, però poi da un terzo del film mi sono accorta di quanto fosse cringe, quindi quanto fosse imbarazzante come cartone, quindi sconsigliato. Un altro per me no è Madagascar 2, perché la saga di Madagascar comunque non rientra tra le mie preferite di base, non ci trovo chissà quali significati nascosti che possono invogliarmi alla visione dell'intera saga. L'ho rivisto Madagascar 2 e personalmente non ho trovato chissà quale beltà in questo sequel, potevamo tranquillamente farne a meno. Un altro per me no è Il gatto con gli stivali, altro film di cui potevamo tranquillamente fare a meno, classico film fatto probabilmente per il merchandising e per cavalcare l'onda del successo del film d'origine, perché trattasi di uno spin-off dedicato alla storia del gatto con gli stivali, che è un personaggio amatissimo appunto della saga di Shrek, che hanno voluto sfruttare in un certo senso per farci i soldi. Non è divertente, le battute non fanno granché ridere, i personaggi sono molli, boh, non mi è piaciuto. Torniamo sulla saga di Madagascar, un altro film che non mi è piaciuto e di cui si poteva tranquillamente fare a meno è Madagascar 3, che sì, dà una conclusione alla saga, ma per quale motivo dobbiamo interessarci al destino di questi personaggi? Di base anche qua battute imbarazzantissime che non fanno ridere, personaggi denaturati, snaturati. Un altro film che assolutamente per me no è Turbo, questa storia di lumachine che fanno le corse, è praticamente Cars, che sapete che io odio, se avete visto la classifica dei film Disney, in versione lumache, quindi direi che proprio non rientra nelle mie preferenze. Un altro film sempre tratto da Madagascar, sempre con valore di spin-off, è I pinguini di Madagascar, che anche questo film che non ha suscitato il minimo interesse da parte mia, potevamo tranquillamente farne a meno, penso che la valutazione viaggi un po' sull'onda del gatto con gli stivali, quindi prendi questi personaggi che fanno un sacco ridere, che sono un po' dei personaggi secondari, e facciamoci un film per far sui soldi col merchandising. Ultimo film che ho visto da nuovo, che non avevo mai visto, ma che potevo anche farne a meno, è Trolls, che è carino solamente per il fatto che vengono inserite delle canzoni pop come cover in versione italianizzata. A me piacciono molto le cover, le canzoni rivisitate, i remake, è stato un lato effettivamente carino, ma è l'unica cosa che porta avanti la storia per quanto mi riguarda. Non è all'altezza minimamente di altre categorie, quindi ci sta benissimo in questa categoria. Passiamo alla penultima categoria, che ho voluto chiamare discreto ma dimenticabile, alias DMD. Quindi quei cartoni che non sono proprio imbarazzanti, non sono proprio il peggio del peggio, però che vedi una volta, poi puoi anche non vederli mai più. Tra questi c'è Shark Tale, che mi era piaciucchiato da piccola. È stato il primo film che non mi è piaciuto dopo la serie, diciamo,
dei primi film DreamWorks che io ho adorato, che infatti troveremo un po' più avanti in questo video. Carina la storia di questo pesciolino che cerca di fare la classica arrampicata sociale. Carina la storia dello squalo vegano, perché comunque il personaggio di Lenny fa morire dal ridere. Penso che sia proprio il personaggio che ti fa interessare a questa storia. Ti fa vagamente intuire un po' una sorta di meccanismo appunto della mafia, quindi è un argomento abbastanza importante, carino inserirlo in un cartone, carino in sé il cartone, ma dimenticabile, ecco. Abbiamo Madagascar, rispetto agli altri due, i due sequel e lo spin-off, più carino, perché comunque è stata un'idea originale inizialmente, mi era piaciuto e mi è ripiaciuto riguardandolo, ma anche questo film non mi ha passato le grandi emozioni che mi hanno dato altri film, quindi non posso metterlo al di sopra di questa categoria. Resta il fatto che è migliore rispetto ai suoi sequel. The Wallace and Gromit è stato il secondo film fatto con la stessa tecnica stop motion, mi sembra, di Gallina in Fuga, che mi piace tantissimo. Avevo un'alta aspettativa per questo cartone perché, essendo mi piaciuto molto Gallina in Fuga, pensavo che usando la stessa tecnica ci fosse di fondo una trama intrigante come quella di Gallina in Fuga. Ma Wallace and Gromit, La maledizione del coniglio mannaro, una rivisitazione della storia di Frankenstein in pratica, il personaggio di Wallace è cringe da matti, così come altri personaggi minori, però ho apprezzato molto l'umorismo di questo cartone, anche se la storia era un po' scontata, però l'umorismo e le battute, rivedendolo soprattutto adesso perché non me lo ricordavo molto bene, mi sono piaciute veramente tanto, e questo lode al merito, non posso metterlo al di sotto di questa categoria. La gag del bosco, un altro film che da piccola mi era piaciuto tantissimo. Ho citato la famosa frase dello scoiattolino Emmy: Steve, è un bel nome Steve, lo ripeto ancora adesso. Anche questo film di base è carina, il significato di famiglia che c'è di fondo, però ci sono film migliori che hanno lo stesso argomento e non ho potuto non confrontarli con questo. I personaggi comunque carini, carina la storia, carino tutto, ma carino. Giù per il tubo, anche qui ritorniamo sul discorso che facevo per Wallace e Gromit, anche qui utilizzano la tecnica stop motion, suppongo. Storia un po' più carina rispetto a Wallace e Gromit, secondo me un po' più originale, ma anche qui ci sono delle parti che sono un po' imbarazzanti, alcune battute che non fanno troppo ridere. Carina la struttura, che è molto inglesizzata, quindi si va a riscoprire la Londra povera, la Londra ricca, come vivono i topi domestici e come vivono invece i topi di fogna. C'è tutta questa storia anche un po' mafiosa come Shark Tale. Carino, ma discreto, ma dimenticabile. Mostri contro alieni, questo avrei voluto che mi piacesse di più rispetto agli altri. Confrontandolo con gli altri film di questa categoria e di quelle successive, non posso metterlo al di sopra, perché idea carina, carina questa cosa degli alieni, dei mostri, del concetto di mostro, di come cambiano le cose nel momento in cui tu non sei più normale, carino. Dobbiamo però andare a scavare veramente tanto sotto a questa montagna di battutacce, di personaggi cose inserite giusto per far ridere, giusto per emulare magari i film con i mostri. Per me dimenticabile. Shrek, vissero tutti felici e contenti, l'ultimo capitolo della saga di Shrek. La saga di Shrek, come vedrete, quando le cose migliorano, che si va in crescendo, direi che in questo caso si va cadendo. L'ultimo capitolo di Shrek, diciamo che ci eravamo fatti già due scatole così con i precedenti tre film, i personaggi sono sempre quelli, la storia è carina, mi è piaciuto il fatto che c'è stato un plot twist carino, lode al merito perché comunque fino al quarto film Shrek è riuscito a mantenere alto l'interesse, ma rispetto agli altri tre film non posso definirlo memorabile. Ultimo in questa categoria, Baby Boss, uno degli ultimi arrivati in casa DreamWorks, carino, carina l'idea, ma ci sono film degli anni 90 come Senti chi parla, Baby Birba. Sono appassionata di questo genere di film, mi piacevano molto da piccola, ma Baby Boss ricalca un po' questi concetti in maniera discreta ma dimenticabile. Terza categoria, che io ho chiamato me, perché non sono dimenticabili, non sono brutti, ma non sono nemmeno memorabili e bellissimi, ecco. Abbiamo Shrek terzo, quindi riprendiamo il discorso fatto prima. Qua mi sono piaciuti molto gli argomenti, i temi trattati, il fatto delle principesse mi è piaciuto tantissimo e ha rialzato il valore di questo cartone.
cartone, secondo me. Carina la storia dell'adolescenza e tutto, ma la cosa che mi è piaciuta di più è il fatto che le principesse Disney, alla fine, perché si tratta di una parodia della Disney, alla fine Shrek, mi è piaciuto molto come prendano in mano la loro vita e diventino delle supereroine in pratica. Tutta la saga di Kung Fu Panda originale, il 2 e il 3. La saga di Kung Fu Panda mi piace, mi è piaciuta e mi ha emozionato, anche durante la revisione mi è piaciuta molto. Il personaggio di Po è molto carino, i significati dietro i tre cartoni sono molto carini, mi piace anche questa cosa che si analizza la tradizione cinese, che di base è un argomento che mi piace abbastanza, ma non è una di quelle saghe che rivedrei in loop. È carina per staccare, è carina per vederla, emozionarsi sui finali, perché questo comunque è una saga da ricordare, ecco, è molto carina, però non è a livello di altri cartoni che sono nelle successive categorie. Un cartone che ho rivalutato, che non avevo mai visto perché il titolo veramente mi scoraggiava tantissimo, però che vedendolo ho detto caspita, bello, è Mr. Peabody e Sherman, che tratta il tema dell'adozione, dell'essere un bravo genitore, insieme all'argomento dei viaggi nel tempo e via dicendo. L'argomento dei viaggi nel tempo mi ha intrigato tanto quanto imbarazzato, perché quando si tratta di viaggi del tempo, lo sapete meglio di me, ci sono sempre dei bug di sistema. Però di base l'argomento del genitore, l'argomento della famiglia, dell'essere un bravo genitore, il fatto che i ruoli si invertano tra cane e bambino in un certo senso, mi sono piaciuti molto, quindi si merita una categoria di mezzo. Un altro cartone che rispetto al suo cartone d'origine mi è piaciuto di più è Trolls World Tour, uscito mi sembra l'anno scorso. E mi è piaciuto molto di più perché si vanno ad esplorare tutti i vari generi musicali, dai più noti e globali a quelli un po' più che sono delle novità, insomma, commerciali. Cover delle canzoni strepitose, mi sono piaciute tantissimo, i personaggi acquistano un valore aggiunto in questo sequel. È il primo caso, penso, di un sequel che mi è piaciuto di più dell'originale. L'argomento musica fa parte della mia vita e mi è piaciuto molto come l'hanno affrontato. Ultimo in questa categoria, che sta al di sotto rispetto agli altri due film di questa trilogia, è Dragon Trainer 2. Mentre il primo e il terzo, come vedremo più avanti, mi hanno emozionato veramente tantissimo, da lacrime proprio, questo secondo film mi ha emozionato QB. Lo rivedrei facendo maratona, come faccio di solito quando si tratta di saghe, ma rispetto agli altri due non mi è piaciuto chissà quanto. Richiama un po' il discorso del diventare adulti, dell'essere pronti a diventare adulti, ma al di là di quello i temi trattati non è che siano chissà questa gran cosa. Arriviamo quasi in cima alla classifica con la categoria bene ma non benissimo, quindi quei film che rivedrei volentierissimo, che mi sono piaciuti tanto e via dicendo, ma che non sono all'altezza della cima della classifica. Giuseppe e il re dei sogni, che ho apprezzato veramente tanto, colonna sonora bellissima, però il fatto che ricalchi un po' lo stile, le tematiche di Il principe d'Egitto me lo fa mettere assolutamente a confronto, e io non posso metterlo sullo stesso piano del principe d'Egitto, per quanto mi sia piaciuto molto. Un altro film che io adoro, che mi piace tantissimo e che rivedo sempre volentierissimo, è Sinbad la leggenda dei sette mari, cartone di nicchia che vi consiglio perché comunque tratta di un personaggio che non sempre viene visto nei cartoni. Mi piace molto ovviamente Sinbad, mi piacciono i personaggi, mi piace questa cosa della mitologia delle costellazioni, di Eris e via dicendo, ma non è all'altezza di altri cartoni che stanno invece in cima alla classifica. Shrek 2, se appunto abbiamo già visto il quarto e il terzo, Shrek 2 ricopre questa posizione nella classifica perché effettivamente mi è piaciuto molto l'introduzione di personaggi nuovi che ancora adesso amiamo, come il gatto con gli stivali, bellissimi. Mi piace l'umorismo di questo cartone, mi piacciono gli argomenti che vengono trattati, nuovi comunque, sempre sulla stessa linea del primo film, ma comunque nuovi e belli. Mi emoziona il finale, è tutto bellissimo, questo significato della bellezza esteriore e la bellezza interiore è bellissimo, ma non arriva all'altezza del primo, che troveremo appunto nella prima posizione. Un film che mi piace tantissimo, che ho rivisto, ma che, mannaggia, non ci arriva alla prima posizione perché c'è qualcosa che non va, non ho capito bene cosa, ma non l'ho apprezzato veramente dal profondo del cuore, è Megamind. Mi piace tantissimo, il personaggio stesso di Megamind è molto bello ed è strutturato bene, mi piace questo scambio di ruoli anche qua, molto bello, però non rientra tra i miei preferiti della DreamWorks, però consigliato, se non l'avete visto guardatelo. I Croods mi era piaciuto tanto in origine e mi piace ancora adesso. Penso che mi abbia fatto
fatto apprezzare tanto questo cartone è il fatto che sia uscito, suppongo, nello stesso anno o stesso periodo del Viaggio di Arlo e che tratti bene o male le stesse tematiche. Il Viaggio di Arlo, se avete visto la classifica Disney Pixar, non mi è piaciuto per niente. Invece i Cruz, tra il discorso dell'adolescenza, questa analisi del tema della preistoria, dell'uomo preistorico rispetto all'uomo sapiens alla fine, quello che comincia a inventarsi queste nuove invenzioni, che non vive più nella paura perché ha il cervello, utilizza il cervello per inventare cose, mi è piaciuta tanto. Mi è piaciuto il discorso di famiglia, del capofamiglia che tende a proteggerla. In generale mi è piaciuto, infatti non vedo l'ora che esca i Cruz 2, che dovrebbe uscire quest'anno. Un film che ho visto per la prima volta in questa maratona è Home, a casa, che parla appunto anche questo di alieni, di invasione aliena e via dicendo. Tenerissima la storia del nostro protagonista. Bellissimo il concetto di invasione aliena, ti fa capire le motivazioni per il quale gli alieni ci invadono sempre, ci fa capire il valore di famiglia, il valore di non rimanere da soli, il valore della solitudine in sé. L'intrattenimento, direi, non memorabile a livello di tematiche o a livello di struttura, di scenografia, ma molto molto bello, consigliato. Un altro film che non avevo mai visto, che è uscito l'anno scorso, è Il Piccolo Yeti, e mi è piaciuto tanto anche questo, che come per Kung Fu Panda ci fa vedere le tradizioni cinesi però nell'epoca moderna. Dal trailer sembrava che lo Yeti fosse la classica marchetta comica e quindi non mi attirava particolarmente, invece lo Yeti è semplicemente un animale. Mi ha emozionato soprattutto il significato che ha la musica all'interno di questo cartone, molto diverso rispetto a Trolls World Tour. Anche qua la musica ha un valore aggiunto, dà un valore aggiunto a questo cartone. Ultimo in questa categoria, bene ma non benissimo, è Dragon Trainer Il Mondo Nascosto, ovvero l'ultimo capitolo della saga di Dragon Trainer. Emozionantissimo, bellissimo, ritroviamo personaggi, ne vediamo di nuovi. Fatto benissimo, trama strutturata molto bene, molto bello il finale, cioè il finale, gli ultimi 10 minuti del film, io piango a dirotto, questo poco ma sicuro, ma a livello di idea purtroppo io non lo posso mettere sullo stesso piano del suo film d'origine, ovvero Dragon Trainer. E arriviamo alla prima posizione della classifica, che io ho nominato il top del top, Le 5 leggende. Le 5 leggende è geniale, tra l'altro devo recuperarmi i romanzi da cui è stato tratto. Bellissimo, fatto benissimo, si vanno ad analizzare tutte le varie festività, il significato che hanno, i simboli di queste festività, un umorismo di fondo ma anche un dramma di fondo che ti fanno rimanere incollato allo schermo. Senza spendere troppe parole, inseriamo qui Dragon Trainer, quindi il film d'origine della trilogia. Mi è piaciuta tanto l'idea, io ho recuperato Dragon Trainer l'anno scorso, per quanto io mi sia sempre rifiutata in un certo senso di vedere questa saga, l'ho amata. Se non avessi amato come sto amando il primo film, non sarei andata avanti con la saga. Voi sapete che a me il fantasy non è che piaccia chissà quanto, però in questo film eccezionalmente l'ho apprezzata veramente tanto. Abbiamo poi Shrek, quindi stesso discorso che ho fatto prima, come vi ho già anticipato sono andata in discendendo. Shrek, lo sapete, io lo amo per le tematiche che affronta, per il fatto che sia una sorta di parodia dei valori Disney, che vengono completamente smontati in questo film, ed è stato veramente una rivoluzione del mondo dell'animazione. Per questo l'ho dovuto mettere per forza in prima posizione, perché al di là dell'apprezzamento che posso avere per questo film, ha rivoluzionato completamente il concetto dello humor nei cartoni animati, ma anche del concetto in sé di principessa, del concetto in sé di favola, di fiaba. Nello smontare tutti i valori in cui una bambina o un bambino hanno sempre creduto fino a quel momento grazie ai cartoni Disney, fa un gran lavoro, perché comunque hai una visione un po' più open mind di quello che possono essere le relazioni, di quello che può essere il mondo in sé, ecco. Altro film che amo, e lo sapete se avete visto uno dei miei ultimi video dedicati alle canzoni DreamWorks, lo sapete che io amo questo cartone, è Spirit Cavallo Selvaggio. Originale, canzoni bellissime che contribuiscono tanto all'apprezzamento che ho per questo film. Personaggio di Spirit molto bello, perché non è umanizzato come succede molto spesso nella Disney, non è un cavallo che parla, ma noi leggiamo la storia attraverso i suoi pensieri, quello che pensa, come pensa. Sappiate che si piange in questo film, ma veramente veramente bello. Gallina in fuga, l'ho già nominato prima ma lo rinominiamo ancora, Gaia è il mio spirito guida praticamente. La struttura del film è super bella, perché andiamo ad analizzare una situazione molto
simile a quello che potrebbe essere un olocausto delle galline. L'umorismo di questo cartone è memorabilissimo, è fatto benissimo, le battute sono lineari, pulite, perfette, ti fanno sempre ridere. Insomma, in generale è molto bello, molto americano come film, però molto molto bello. La strada per El Dorado, un altro film memorabilissimo, bellissimo, assolutamente, che io continuo a rivedere, continuo ad amare, per la colonna sonora, per i personaggi, per l'umorismo, per tutto. Non posso che amarlo. Originale anche l'idea. Parliamo del Principe d'Egitto, che mi è piaciuto tanto, tantissimo, colonna sonora bellissima, la tecnica fatta benissima. Hanno saputo, tra l'altro, narrare i fatti della Bibbia in una chiave leggibile anche a dei bambini, senza togliere quella parte cruenta che contraddistingue la Bibbia. Ma in cima a questa posizione abbiamo Zeta la formica, che è anche il primo film della DreamWorks, quindi sia per la vecchiaia, per l'età che ha questo film, per i concetti che ha, la tecnica, le tematiche che vengono affrontate, i personaggi, le battute che hanno questi personaggi, che sono geniali. Veramente bello questo cartone, non smetterò mai di consigliarvelo perché è veramente bellissimo. Un giorno vi farò una bella recensione. Ragazzi, ho la voce bassissima, mi raccomando, se vi è piaciuta, ma anche se non vi è piaciuta questa classifica, commentate qua sotto con quali cartoni cambiereste a livello di posizione e per quale motivo, perché mi piacerebbe tanto parlarne con voi di queste cose, non è un argomento scontato. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un piccolo like di supporto, e se pensate che questa classifica possa interessare e divertire vostri amici, parenti, componenti della famiglia e via dicendo, condividete questo video su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, tutto quello che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e anche sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video il 26 ottobre con la Books Review, l'ultima del mese. Invece con il prossimo Cartoon Joe ci vediamo il 12 novembre. Un bacione e ci vediamo alla prossima!